Buonasera a tutti, lieber Tommaso Montanari, lieber Neville Rowley, liebes Publikum, ein herzliches Willkommen im Italienischen Kulturinstitut Berlin. Heute Abend sind wir besonders froh und geehrt, hier, im, hier bei uns, also Tommaso Montanari, als Gast begrüßen zu können. Mit der heutigen Veranstaltung endet mit einem weiteren Höhepunkt, unsere vierteilige Vortragsreihe im Rahmen der wunderschönen Ausstellung Donatello Erfinder der Renaissance. Wir freuen uns über das große Publikuminteresse an dieser Veranstaltung und an den, auch an den früheren Veranstaltungen das äh, nicht nur dem klangvollen Künstlernamen Donatello geschuldet ist, sondern auch un unseren Referenten und heute also äh, eben Tommaso Montanari, einer in Italien weithin im akademischen und nicht akademischen Bereich bekannten und geschätzten Forscher und intellektuellen Persönlichkeit. Der Abend, der Abend wird so verlaufen, dass wir zunächst den Vortrag von... Professor Montanari hören. Danach folga un Gespräch zwischen Tommaso Montanari Und dem Kurator der Berliner Ausstellung Dr. Neville Roley Proseguo in italiano Questo dialogo Poi si aprirà ovviamente Al pubblico e, e a tutti noi E quindi questo è un viatico Il dialogo che poi si, eh, si svolgerà E eh, volevo anche Aggiungere Subito che queste conferenze, di cui oggi insomma, siamo molto contenti di eh, concludere con Piazza della Signoria, eh, sono nate da questa eccellente collaborazione con la Gemelde Gallerie, eh, con Neville Rowley, il curatore della mostra, e con la direttrice che saluto anche Dagmar Hirschfeld, che è qui con noi stasera. Siamo molto contenti della sua presenza. Quindi eh, stasera eh, poi Tommaso Montanari parlerà sul tema di Piazza della Signoria a Firenze, percepita come una grande metafora di pietra, di forme, di figure e della funzione civile dell'arte. In questo senso. Eh, ci fa molto piacere che questa conferenza anche vada a completare eh, il tema dell'arte nello spazio pubblico che abbiamo anche affrontato in un ciclo recente che si è concluso anche questa settimana con diversi maestri contemporanei, ricordo Penone, ricordo anche Francesco Arena. E di Tommaso Montanari dico poco. Eh, Tommaso Montanari è professore ordinario di storia dell'arte moderna presso l'Università Pastaniere di Siena, nonché rettore della medesima. È presidente del Comitato Tecnico Scientifico per le Belle Arti del Ministero, dei Cultura, del Ministero della Cultura. Eh, ha pubblicato alcuni saggi importanti eh, sullo stato del patrimonio artistico italiano. Ricordo Privati del patrimonio, Enaudi 2015, Cassandra Muta, Intellettuale e potere nell'Italia senza verità, edizione del gruppo Hotel del 17, Costituzione italiana, articolo 9 per Carocci. Cito dei saggi che mettono in rilievo anche l'impegno e la presenza di eh, Montanari nel dibattito pubblico italiano. E, e naturalmente taccio in questo momento quelli dello studioso, mi perdonerà. E, <ride> dico ad aggiungo di Neville Role, che ormai mh, conosciamo e apprezziamo, ma aggiungo che è curatore delle sculture e dei dipinti italiani del 300 e del 400 al Bode e alla Gemelle Galleria di Berlino e ha pubblicato numerosi articoli sull'arte italiana del 400. Ricordo ancora che l'interprete dall'italiano in tedesco. Ehm, è il nostro Ioanne Sample che ringrazio e che la registrazione di questa serata sarà disponibile come quelle degli incontri precedenti fra una decina di giorni sul canale YouTube dell'Istituto Italiano di Cultura. Quindi adesso lascio la parola ai nostri ospiti. Grazie di essere qui. Grazie, grazie mille, Maria Cavolina, per questa introduzione molto generosa eh, io non sono questa sera eh, a paragone con Tommaso il nostro invitato sono Tommaso Montanari sono molto molto grato che, eh, che tu sia qui con noi per parlare eh, della piazza signoria della, della signoria a Firenze partendo di, partendo di Donatello ave, abbiamo concepito questo ciclo con l'Istituto Italiano di Cultura per ehm, dare nuove prospettive non parlare soltanto di Donatello in modo filologico in modo cronologico, tematico come lo facciamo in mostra eh, questo è importante comunque il curatore della mostra fiorentina, co-curatore della mostra berlinese, Francesco Cagliotti era qua la settimana scorsa eh, per eh, dimostrare che queste due mostre vanno insieme, sono le due facce della stessa medaglia ha eh, anche detto in una metafora che Ehm, che mh, trovo molto importante, ma eh, l'idea di, di aprire un po' ad altri eh, studiosi, italiani naturalmente, ma che si interessano non soltanto a Donatello, anche se eh, è stato sfiorato eh, dagli studi di, di, di Tommaso Montanari, ehm, e mh, che è più. Uno, uno studioso del e che è uno studioso an, an, innanzitutto del Seicento italiano eh, di Bernini eh, in, in primis, su cui ha consacrato molti, eh, molti libri fondamentali, ma anche articoli. Una mostra eh, che ho vista molte volte nel, era nel 2008-9, no, quando ero a Villa Medici, che era Palazzo Barberini su Bernini Pittore, una mostra fondamentale e fantastica quindi ehm, Tommaso Montanari è un, uno studioso di, di altri secoli che hanno guardato anche Donatello in modo molto importante ma è anche, anche un'attività un molto più ampia e di cui siamo tutti studiosi, io te lo posso dire siamo tutti invidiosi della tua attività doppia da studioso che produce tanto, tanto di testi scientifiche Scientifici, ma anche in parallelo di eh, persona pubblica che, che dice a voce alta tutto quello che molti studiosi preferiscono nascondere, perché poi non è facile di dire quello che pensa di una politica eh, cioè della, pol della politica in generale e culturale in particolare. Tu lo fai con tanta energia, tante, tanto impegno da tanti anni che è davvero una cosa. Eh, ammirevole e che il tuo, cioè su molti canali, eh, giornali tradizionali, ma anche eh, blog. Non, non, conto, non conto tutti i blog su cui hai, hai contributo. E così eh, sei stato dopo. Naturalmente, la, invitare Francesco Cagliotti era un'evidenza, ma eh, con Maria Carolina abbiamo pensato a questo programma durante il lockdown. Eravamo tutti eh, a casa e, e pensavamo a alcune personalità, chi potrebbe venire, a parte Cagliotti sicuramente. Il primo nome che. Maria Carolina mi ha suggerito, era eh, il nome di Tommaso. E io stavo leggendo il tuo libro che si chiama Contro le mostre, eh, Gegen die Ausstellungen. E quindi ho detto, e eh, siamo amici da, da, da più, cioè da 15 anni. E, eh, perché naturalmente, questa prospettiva, il problema delle mostre è una cosa che tutti i curatori, anche quelli che fanno le mostre, sanno sono, sono consapevoli, e io una parte di me sarà più. Sarà felice quando tutte queste opere, soprattutto i grandi marmi del Bargello, tornano a casa eh, senza, senza problemi. C'è sempre una, una, una deriva, una questione, una domanda legittima delle mostre. E, e così è stato. Cioè, tu sei stato il faro di questa, di pro, questa programmazione. Siamo molto contento di. di della tua presenza, della, um, della tua conferenza sulla, sulla piazza delle, dedicata alla Piazza de, della Signoria e le sue dive diverse memorie e della discussione che potremo fare, fare dopo. Grazie, Tommaso. Beh, Sono io, buonasera a tutte e tutti, sono io che devo ringraziare l'Istituto, la sua direttrice, la professoressa Foy, il suo personale. Devo ringraziare Neville Rowley per questa presentazione eh, davvero troppo generosa che mi fa arrossire. Eh, sono particolarmente felice di essere qua, eh, in una città che amo profondamente, ehm, perché eh, l'occasione di questa mostra, una delle poche mostre eh, direi necessarie, eh, dimostra quanto questo strumento, se non, se non ne abusiamo, se lo usiamo con responsabilità, con sostenibilità vorrei dire, eh, riesce ancora mh, ad aprire i nostri occhi e il nostro cuore. Stamani mattina alla gemelle de Gallery mi sono veramente emozionato perché ho visto più volte la mostra di Firenze, eh, ma eh, solo qua ho capito alcune cose. Perché davvero la metafora che ha usato Francesco Cagliotti, le due facce di una medaglia, eh, è una metafora eh, non solo encomiastica, ma eh, azzeccata, pertinente, illuminante. E dunque eh, sono felice di essere qua al margine di questa mostra. Eh, ho conosciuto Francesco Cagliotti quando sono entrato alla scuola normale a Pisa da giovane studente a di 19 anni. Lui era già un piccolo ma uh, illuminante maestro e, e, e in qualche modo ho convissuto per decenni con Donatello, ehm, perché essendo molto amico di Francesco, ehm, Donatello era una persona di casa, ehm, ma non ho. Anzi, forse proprio per questo non ho mai avuto il coraggio di scrivere nulla se non appunto, come tu hai detto, molto di tangenza. Quindi è un'occasione di eh, come dire, stringere dei fili e dei fasci di significato che hanno attraversato la mia vita. Dunque vi ringrazio molto. E ringrazio molto anche il traduttore per quello che eh, ci permetterà di fare. Inizio con una citazione letteraria. Metello Salani era nato a San Nicolò, ma fino ai 15 anni non vi aveva mai abitato. La sua famiglia era di quel rione e ciascuno ha le discendenze che si ritrova. Suo padre, Renaiolo, era stato anarchico e tutti tra Piazza dei Mozzi e La Colonna l'avevano conosciuto per la sua bassa statura e il suo pugno proibito. Lo chiamavano Caco. E non perché quella gente sapesse di mitologia, ma per via del gruppo del bandinelli che è sotto Palazzo Vecchio e per dire che era uno che soltanto un Ercole lo avrebbe potuto castigare. È l'inizio del metello dello scrittore fiorentino Vasco Pratolini, un romanzo scritto nel 1952 e uscito nel 1955, che attraverso la storia di un muratore racconta le prime lotte operaie nella Firenze dell'ultimo quarto dell'Ottocento. Poche altre pagine letterarie possono illustrare così bene il legame profondo tra noi fiorentini e le nostre statue, figure inerti solo nel materiale in cui sono state realizzate, marmo o bronzo, ma vivissime nella capacità di colonizzare l'immaginario degli abitanti della città e non solo il loro. La primaverile pioggia fiorentina è deliziosa, non c'è bisogno del sole per indugiare nella cappella medicea e non vedo alcun motivo per non passarci delle giornate. Vi ho già passato delle ore, ero ben lontana dall'attendermi ciò che vi ho trovato. Quest'arte è troppo commovente, è come la terza sinfonia, come è dolorosa quest'alba. È il risveglio a una vita amara, a una giornata troppo dura, un risveglio di schiava, il risveglio di elettra. Vi si potrebbero scolpire questi versi tanto belli. Sola non ho più la forza di reggere il peso della tristezza che mi trascina a terra. L'alba mi ha rievocato con forza i miei risvegli di operaia in rule curve. Sono parole di Simone Veil, scritte a Firenze nel maggio 1937. A leggerle, par quasi di rivivere quell'esperienza avvenuta 85 anni fa nella Sagrestia Nuova di San Lorenzo. Simone cerca di tradurre in parole le sue emozioni, le sue sensazioni, i suoi pensieri di fronte ai marmi di Michelangelo. Per farlo evoca la musica, l'eroica di Beethoven. E quando lo sguardo si posa su una singola statua, l'alba che si stira nell'atto di ridestarsi, è solo grazie alla poesia che la Lava riesce a parlarla pronunciando anzi facendole pronunciare due versi del, delle lettere di Sofocle. Ecco la chiave: l'Alba è una donna della vita troppo dura, è una schiava, e il parallelo è esistenziale, stringente. La minuta Simone si specchia in quella donna Erculea e ripensa ai suoi risvegli da operaia quando un lavoro durissimo la, la lacerava. Da una parte: un celeberrimo corpo femminile scolpito, dall'altra il corpo della donna. Che è stata forse il maggior filosofo del Novecento. Un sentimento di Firenze che è una, potremmo definirla, una intimità collettiva. Firenze è la mia città, scrive ancora La Veil. Di sicuro ho vissuto una vita precedente tra i suoi uliveti. Quando ho visto i suoi bei ponti sull'Arno, mi sono chiesta che cosa avessi fatto lontano da lei per così tanto tempo. Deve esserselo chiesto anche lei perché alle città piace essere amate. Qui c'è ancora una quantità di cose belle che non ho visto perché io non visito le città, lascio che entrino dentro di me come per osmosi. Pochi anni dopo, nel settembre del 1944, Piero Calamandrei, insigne giurista, padre della Costituzione italiana, appassionato studioso dilettante di Benvenuto Cellini, riapre dal rettore l'università di Firenze, appena un mese dopo la liberazione della città dai nazifascisti, mettendo ancora una volta al centro il rapporto dei fiorentini con le loro statue. E ora, disse, giovani, rivolgendosi agli studenti, riprendiamo fermamente la strada. La strada è lunga ed erte, avremo tanto da camminare. Michelangelo mise in bocca la statua della notte una di quelle statue pellegrine che forse è ancora pericolante in qualche nascondiglio battuto dalle artiglierie, i celebri versi: Grato me il sonno è più l'essere di sasso, infinché il danno e la vergogna dura. Sì, il danno è immenso, ma sapremo ripararlo, e la vergogna è finita. Ebbene, se c'è un luogo in cui questa osmosi tra corpi scolpiti o plasmati, e corpi vivi conosce insieme la sua origine e il suo apice, quel luogo è Piazza della Signoria. La storia, quella storia che porta al soprannome del Metello di Pratolini, si può far risalire a un singolo episodio. Poco più di 500 anni fa, intorno al 14 ottobre 1495, una singolare processione Percorse a Firenze il corso degli Adimari, che oggi è la popolarissima via dei Calzaioli. A metà tra un trionfo imperiale antico, come lo immaginava Mantegna, e una spoliazione napoleonica: il David e la Giuditta di Donatello, i due marsi antichi restaurati e reinventati da Mino da Fiesole e da Verrocchio, che erano in giardino. Le tre fatiche d'Ercole di Antonio e Piero del Pollaiolo, appese nella sala grande del Palazzo Medici di Via Larga, sfilarono alla volta del Palazzo Pubblico e della sua piazza. La Repubblica fiorentina, quella di Girolamo Savonarola, non condannava al rogo, ma invece riutilizzava a proprio vantaggio e nel modo più creativo e carico di futuro i simboli più parlanti e potenti del dominio dei medici, temporaneamente, ma solo temporaneamente sconfitti. Il David, con il suo, per noi perduto, purtroppo piedistallo realizzato da Desiderio da Settignano, fu collocato nella corte del palazzo, così come in via larga stava nel centro del cortile e il regista delle due operazioni era sempre stato Michelozzo. I Marsia forse finirono nel cortile della Dogana, i tre grandi quadri vennero collocati nella sala del Consiglio, quella che diventerà il Salone dei Cinquecento. E la Giuditta, col suo meraviglioso piedistallo candelabro immaginato dallo stesso Donatello, rimase a cielo aperto. Se a Palazzo Medici era al centro del giardino, qua fu collocata in quello straordinario giardino civile che oggi chiamiamo Piazza della Signoria. Era la prima scultura che raffigurasse un corpo umano ad essere collocata in uno spazio urbano senza figure umane. C'era invece quella del Marzocco, il leone trecentesco di pietra che aveva preso il posto del serraglio medievale dove il comune aveva tenuto a lungo leoni vivi, a simboleggiare nel modo più eloquente la forza della Florentina Libertas. Già nel 1260. Dopo la battaglia di Montaperti, che vide i Senesi trionfare sui fiorentini, una celebre canzone di Guittone d'Arezzo ne compativa la riduzione in gabbia. Il leone era il simbolo di Firenze, scrive Guittone Leone lasso, ornoe che Oliveo tratto longhie e i denti e lo valore, e il gran lignaggio suo morto a dolore ed in crudel prigione misa a gran reo un leone condannato alla gabbia, simbolo di questa libertà dei fiorentini che entrava e usciva di prigione come farà per molti secoli. Sappiamo che il marzocco veniva incoronato nelle solenni occasioni, eh, non so se lo oh, si vede qua. Sappiamo che il marzocco veniva incoronato nelle solenni occasioni esprimendo un significato reso esplicito da due versi composti da Francesco Sacchetti nel 1377: Corona porto per la patria degna a ciò che libertà ciascun mantenga, cioè mantenga. Quel rito, transitando ad una corona di ulivo, toccherà anche alla Giuditta. Mentre lo stesso Donatello aveva assicurato al David il suo ulivo perenne, fuso nel bronzo, sopra il suo strano cappello. E poi sappiamo che l'ulivo sulla testa toccherà anche al colosso, al David di Marmo Michelangelesco. Come ha scritto Francesco Caglioti, lo studioso vivente a cui gli studi donatoliani devono di più, con il 24 dicembre 1495, data dell'arrivo della Giuditta in piazza, più precisamente all'altra estremità della ringhiera, questa sorta di sagrato laico sopraelevato che costituiva e ancora oggi talvolta costituisce lo scenario delle cerimonie politiche fiorentine della signoria, eh, ri, eh, quindi collocata all'altro lato rispetto al Marzocco, lo si vede bene. Come ha scritto Francesco Cagliotti, con l'arrivo della Giuditta prendeva lentamente il via uno dei più ammirati e imitati spettacoli della storia urbana occidentale, Piazza della Signoria. Oggi non vorrei, non potrei e nemmeno saprei ripercorrere, fosse pure a grandi linee, la storia materiale o concettuale di Piazza della Signoria. Quello che invece vorrei provare a suggerire... È l'importanza cruciale, direi seminale, di questa storia così peculiare per il moderno concetto di patrimonio culturale. Un concetto tanto importante per il discorso pubblico e per la concezione stessa della democrazia moderna, e tuttavia altrettanto ancora indefinito, e soprattutto dal significato ancora fortemente conteso. Quello che vorrei provare a dimostrare, lo anticipo fin da ora, è che proprio la piazza della signoria e l'imprinting, per così dire, che ad essa dà, fin dall'inizio, la vicenda della giuditta di Donatello, ci aiuta a leggere il conflitto che abita e permea il concetto stesso di patrimonio culturale. Il conflitto, cioè, tra desemantizzazione cioè privazione dei significati originari in nome della riduzione a documento storico e o a puro valore estetico, e risemantizzazione, e cioè invece conferimento di nuovi significati in una stratificazione semantica che rappresenta essa stessa il valore, il valore ultimo di ciò che chiamiamo patrimonio culturale. Nel 1504... Nemmeno dieci anni dopo l'installazione della Giuditta sulla ringhiera di Palazzo, venne creata una commissione per decidere dove collocare il gigante, e cioè il David marmoreo di Michelangelo, ultimo colossale neonato nella fiorentinissima famiglia delle sculture mitologico-politiche. Di quello straordinario consesso, questa, questa immagine invece rappresenta il momento in cui il Davide va via, in cui il Davide viene trasferito nel Museo dell'Accademia all'inizio del Novecento. Di, di questa straordinaria commissione leggendaria facevano parte, tra gli altri, Andrea della Robbia, Cosimo Rosselli, Davide Ghirlandaio, Piero di Cosimo, Filippino Lippi, Sandro Botticelli, Antonio e Giuliano da Sangallo, Andrea Sansovino. Pietro Perugino, Lorenzo di Credi e Leonardo da Vinci. Temo che non riusciremo mai a fare una commissione del genere, diciamo, nemmeno nei prossimi 3.000 anni. Per primo prese la parola Francesco di Lorenzo, detto Filarete, araldo della signoria, e disse, io ho rivolto per l'animo quello che mi possa dare il giudizio. Avete due luoghi dove posso portare tale statua. È il primo, dov'è la Juditta, e il secondo nel mezzo della corte del palazzo, dov'è il David. Cioè, l'araldo della Signoria propone di metterlo al posto di uno dei Donatello, o sulla ringhiera di Palazzo Vecchio, oppure nel cortile. Ipotesi un po' folle: mettere il colosso nel mezzo del cortile, alto 5 metri, ma questa è la proposta. Quello che ci interessa è perché propone, propende di mandare via Giuditta, il Davide di marmo di Michelangelo, che cancella la Giuditta di Donatello. Perché la iudicta è segno mortifero e non sta bene, avendo noi la croce per insegna e il giglio. Non sta bene che la donna uccida l'uomo, e massime essendo stata posta con una cattiva costellazione, perché da poi in qua siate iti di male in peggio e perdessi poi Pisa. Il Davide della Corte è una figura e non è perfetta perché la gamba sua di dietro è sciocca, qui ci sono questioni di interpretazione complicate, ma ci interessa alla fine. Pertanto io consiglierei che si ponesse questa statua in uno dei due luoghi, ma piuttosto dov'è la Giuditta. E infatti così poi alla fine fu il Davide presa il posto di Giuditta. Tra le tante ragioni di interesse di questo brano celebre a noi qua interessa L'avversione, l'inimicizia la, iconografica contro la Giuditta, considerata causa di sventura per essere stata posta in piazza sotto un oroscopo in fausto, si leggevano le stelle per iniziare le, le guerre, per iniziare le contabilità, ma anche per collocare le statue, ma soprattutto perché rappresentazione di un omicidio, anzi di un maschicidio che è una fattispecie così rara da non avere in italiano nemmeno una parola che la rappresenti, perché maschicidio non esiste, l'ho inventata io ora, al contrario di femminicidio, che purtroppo è ampiamente attestata per terribili, evidenti ragioni. Già nel 1906, Karl Neumann notò una singolare e suggestiva corrispondenza verbale. Tra il discorso dell'Araldo Filarete e un passo celeberrimo dei commentari di Ghiberti, questo testo che inizia la storia dell'arte italiana per antica convenzione, è il passo in cui si riporta il dibattito sulla collocazione di un'altra statua femminile ritenuta in Fausta. Ancora vidi in Padova una statua, vi fu condotta per Lombardo della Seta, essa fu trovata nella città di Firenze, cavando sottoterra nelle case della famiglia dei Brunelleschi, la quale statua, quando sormontò la fede cristiana, fu nascosta in quel luogo da qualche spirito gentile, veggendo tanta perfetta cosa e fatta con tanta meravigliosa arte e con tanto ingegno mosso a pietà fece murare una sepoltura di mattoni e dentro vi seppellì detta statua ed essa coperse con un lastrone di pietra a, a ciò che essa non fosse lacerata affatto. E una ancora simile, cioè un'altra statua antica, fu trovata nella città di Siena, della quale ne fecero grandissima festa e dagli intendenti fu tenuta meravigliosa opera. E nella base era scritto il nome del maestro, il quale era eccellentissimo. Il suo nome fu Lisippo ed aveva sulla gamba e sulla quale ella si posava un alfino, un delfino. Questa è una Venere genericamente lisippea, non ha il delfino, quindi non è del tipo giusto, eh, e non è questa, ma ve l'ho mostrata per un confronto celebre con la Securitas, la sicurezza di Ambrogio Lorenzetti, per far vedere come eh, una scia di Venere Lisippe abbia contato, abbia avuto un ruolo nella storia dell'arte della Siena del Trecento. Continua così Ghiberti. Questa non la vidi mai, se non disegnata di mano di un grandissimo pittore della città di Siena, il quale ebbe nome Ambrogio Lorenzetti, la quale teneva con grandissima diligenza un frate antichissimo, cioè vecchissimo, dell'ordine dei frati di Certosa. Il frate fu orefice ed ancora il padre, chiamato per nome frate Jacopo, e fu disegnatore e forte si dilettava nell'arte della scultura e cominciò a narrare come essa statua fu trovata facendo un fondamento dove sono le case dei malavolti e come tutti gli intendenti e dotte dell'arte della scultura e orefici e pittori corsero a vedere questa statua di tanta meraviglia e di tanta arte. Ciascuno la lodava mirabilmente. I grandi pittori, che erano in quel tempo in Siena, a ciascuno pareva grandissima perfezione fosse in essa, e con molto onore la collocarono in sulla loro fonte, la fonte di Piazza del Campo, la Fonte Gaia, come cosa molto egregia. Tutti concorsero a porlo con grandissima festa e onore, e la murarono magnificamente sopra la fonte, la quale in detto luogo poco regnò in essa. Avendo la terra di Siena moltissime avversità di guerra con i fiorentini ed essendo nel Consiglio ragunati il fiore dei loro cittadini, si levò un cittadino e parlò sopra questa statua in questo tenore. E qui c'è il discorso che ricorda, a un certo punto in maniera impressionante, il discorso dell'araldo Filarete. Signori cittadini, avendo considerato, da poiché noi trovammo questa statua, sempre siamo arrivati male, Considerando quanto l'idolatria è proibita alla nostra fede, dobbiamo credere tutte le avversità che noi abbiamo. Il Dio ce le manda per i nostri errori e lo veggiamo per effetto che da poi che onoriamo detta statua, sempre siamo iti di male in peggio. Certo mi rendo conto che per insino noi la terremo in sul nostro terreno, sempre arriveremo male. Sono uno di quelli che consiglierei che essa si ponesse e tutta si lacerasse spezzasse si e, e mandasse a seppellire in sul territorio dei fiorentini tutti d'accordo raffermarono il detto del loro cittadino e così missiono in esecuzione e fu seppellita in sul nostro terreno un consiglio meno illustre di quello fiorentino decide che questa statua di donna guarda un po' porta male che va distrutta fatta a pezzi e sepolta nel territorio della città nemica a parlare lo abbiamo detto, è uno dei grandissimi artisti della nostra storia, Lorenzo Ghiberti. Il testo viene dal terzo dei Commentari, l'opera fondativa della storia dell'arte moderna. È un testo illuminante perché mostra che uno degli elementi della frattura storica che chiamiamo Rinascimento era l'insorgente capacità di alcuni artisti, umanisti, collezionisti, di distinguere il significato originale di una cosa antica dal suo valore estetico e in un senso più lato culturale. Lorenzo e gli intendenti, che amavano perdutamente quella Venere di Lisippo, non erano improvvisamente diventati pagani, erano e rimanevano cristianissimi. Non facevano il tifo per i pagani contro i cristiani, ma pur rappresentando nei loro affreschi gli idoli che cadevano davanti agli apostoli, al tempo stesso immaginavano con candore e con infinita gratitudine che un pagano fosse riuscito a salvare una statua bellissima dal furore iconoclasta dei primi cristiani, Ghiberti che racconta di quella statua che fu sepolta, sperando che risorgesse in un tempo lontano, nel Rinascimento. Così la vedeva Ghiberti. Lui e i suoi amici non veneravano la dea Venere, ma la bellezza artistica e il mondo di forme e di ideali che la sua immagine trasmetteva loro. Un mondo che sentivano vivo e che per questo riportarono in vita creando qualcosa di completamente nuovo. Non era solo la nascita del Rinascimento, era anche la nascita del concetto di patrimonio culturale. Oggi siamo tutti seguaci di Ghiberti e dei suoi amici saggi e riteniamo bene culturale un pugnale azteco, senza per questo approvare i sacrifici umani. Una Madonna di Giotto senza necessariamente credere nella divina maternità di Maria, il monumento dei quattro mori di Livorno, senza riabilitare lo schiavismo. È esattamente per questa capacità di separare il valore culturale dai significati originali, che pure vanno conosciuti, indagati, ricostruiti senza posa, è il lavoro degli storici dell'arte, che ci permette di intendere, di capire questi oggetti che tanto amiamo, è per questa capacità di separare il valore dai significati, che un patrimonio culturale millenario può appartenere ancora a una nazione, o meglio a tutta l'umanità di oggi. È sul piano della conoscenza che questo possesso diventa vero, attuale, pieno. Ma ciò che successe in Piazza della Signoria, dopo la decisione di quella straordinaria commissione, è qualcosa di completamente diverso. In effetti, alla fine prevalse l'idea di collocare il gigante al posto della donna maschicida. E quest'ultima venne messa in castigo. Per due anni, dal giugno 1504 al giugno 1506, fu chiusa in palazzo, messa in terra, cioè chiusa in una stanza. Tuttavia, dal, giugno, dal 10 giugno 1506 alla fine del luglio 1582, quando dovette cedere il posto al ratto della Sabina di Giambologna, Giuditta tornò in piazza e con tutti gli onori possibili al centro dell'arco occidentale della fronte della loggia, cioè al termine della ideale L formata dai tre simulacri della Florentina Libertas, il David gigante e appunto la nostra eroina. Vediamo. No, non la vediamo qua, la vediamo dopo. Nel 1534 arrivò l'eroe del canone simbolico medievale che ancora mancava in piazza, l'Ercole con Caco di Bandinelli. Nel 1545 fu la volta del Persio di Benvenuto Cellini, entrambi dentro quella ideale L, così come anche la fonte di Nettuno, che provocò lo slittamento del Marzocco verso il David. E anche dopo l'intronizzazione del ratto giambolognesco, Giuditta non fu espulsa da questa altissima linea materiale ideale, che invece non ammise nel 1500 il Cosimo Equestre perché era fuori dal canone degli eroi mitici, eh, biblici o pagani, venendo collocata sull'arco del fronte orientale della loggia, dove rimase fino alla Prima Guerra Mondiale. E dopo questa... Tornò addirittura a trionfare sulla ringhiera davanti a Palazzo Vecchio, dove io ho fatto ancora in tempo a vederla nell'originale, prima della dolorosa ma necessaria musealizzazione all'interno di Palazzo Vecchio, avvenuta nel 1980. Per quanto in copia, Giuditta è ancora più o meno là dove la Repubblica fiorentina la volle nel 1495. Ora, a differenza della Venere senese, cara Aghiberti, che avrebbe potuto vivere nonostante il fatto che rappresentasse una Venere, Giuditta visse perché rappresentava Giuditta. Non venne desemantizzata, ma risemantizzata. Fu patrimonializzata per risemantizzazione. Questa possibilità cruciale per la sua sopravvivenza, non era scontata e non era nemmeno connaturata a una generica potenziale polisemia delle immagini. A parti invertite, perfino un altro tipo di bronzo, in, in teoria assai più facilmente dissociabile da un preciso significato politico, quello della grande campana della torre di Palazzo Vecchio, che si chiamava il leone, venne colpito dalla epurazione medicea. Quando nel 1530 cadde l'ultima Repubblica fiorentina e prese il via il Principato, il suono delle campane di Palazzo Vecchio entrò in conflitto con l'ordine sonoro, potremmo dire, del nuovo Stato. Uno dei primi atti ufficiali del duca Alessandro, il primo duca di Firenze, fu la rimozione della campana del leone. Il primo ottobre 1532, in un rito quasi incredibile, la campana venne abbattuta e spezzata ritualmente in Piazza della Signoria. Era la campana che da oltre due secoli riuniva i fiorentini nei tempi di pericolo e in quelli di festa. Nelle parole di un osservatore contemporaneo, la campana dei consigli fu portata via perché i fiorentini non potessero più udire il dolce suono della libertà. Se la Giuditta non conobbe la stessa sorte, non fu solo. E qua la vediamo, tornata al suo posto. Se la Giuditta non conobbe la stessa sorte, non fu solo per lo straordinario prestigio del suo autore, ma anche e soprattutto grazie alla sapienza con cui Donatello e i medici ne graduarono la capacità di significare. Al 1519, e dunque in piena restaurazione del governo mediceo sulla città, regnante Papa Leone X, risale, per esempio, l'eloquentissima rappresentazione di Judith ebrea. Che fa ben comprendere quale fosse a Firenze la durevole lettura morale del nostro gruppo bronzo. Bronzeo. Caggiano i regni, imperi e principati, sol per superbia, luxo e crudeltate. E per contrario, sono sempre esaltati per la eccelsa virtù d'umilitate. Questa sola fa i mortali essere beati e fruire qui vera felicitate e il sommo bene nella celeste gloria e fa di tutti i vizi aver vittoria. Questo è per molti esempi manifesto e ciascuno che virtù vuol seguitare a ciascuno che virtuoso vuol seguitare, ma meglio assai comprenderete questo se vorrete Giuditta contemplare che col puro, umile e volto onesto fe il superbo Oloferne in basso andare liberò il popolo suo di Dio amico giusta vendetta fe del suo nemico versi dai quali appare nel modo più evidente l'intreccio tra la sfera dei significati morali, religiosi, civili e politici ma anche l'estrema duttilità con la quale essi potevano poi essere adattati ad un presente mutevole chi sono i superbi e chi gli umili chi i giusti e chi i corrotti. Ogni generazione sviluppa un conflitto per deciderlo, ma Giuditta è sempre lì. Come ha notato Francesco Caglioti, quel carattere garbatamente allusivo, felicemente aperto, direi addirittura generico, che con molta abilità i due committenti e i loro figli e nipoti avevano assegnato e mantenuto ai bronzi di Donatello e a tutte le altre raffigurazioni politiche della loro dimora, permetteva ora a tali immagini di conservare intatta la propria funzione in un contesto ambientale e in un regime profondamente cambiati. E sebbene la finezza di intuito dei medici paresse così ritorcersi per contrappasso verso di essi, è insieme vero che ne salvaguardava di fatto gli emblemi più cari da una distruzione altrimenti sicura. Un inesorabile vandalismo avrebbe investito quei segni, quelle statue, se solo il loro messaggio fosse stato un po' meno ecumenico, un po' meno ambiguo. L'ambiguità come condizione della sopravvivenza. È difficile esagerare l'importanza di questa constatazione, che va ben oltre i due bronzi fiorentini gemelli. Perché? anche in questa invenzione di una opera aperta per riprendere una ben nota espressione semiologica di Umberto Eco Donatello appare come il vero patriarca dell'arte moderna occidentale un rifondatore che ha lasciato un'impronta indelebile in tutti gli snodi cruciali della secolare vicenda successiva e questa è una lezione una grande duplice lezione da una parte è una lezione che ammonisce noi storici dell'arte a condurre con più, con più senso critico la ricerca iconologica dell'esatto significato delle opere d'arte del passato, la caccia al significato. Perché? Perché più grandi sono gli artisti, infatti, e più appare evidente che il significato contingente che indusse il committente a farle realizzare, per quanto interessante da scoprire o approfondire, non esaurisce affatto tutto il significato attuale e soprattutto potenziale delle loro opere, che sono risemantizabili per definizione. E dall'altra parte ci fa capire che Donatello, potremmo dire con un po' di enfasi, inventa anche ante litteram il moderno concetto di patrimonio culturale, non inteso come riserva museale di reperti fruibili solo sul piano storico ed estetico, ma inteso come serbatoio di contenuti, simboli e significati culturali espressi in figure. Uno spazio culturale che talvolta, per esempio a Firenze, coincide con lo spazio pubblico urbano. Uno spazio in cui esercitare il conflitto incruento, quasi sempre, per l'egemonia dei significati. Pensare oggi a questa lezione è, credo, oggi particolarmente ispirante. Da storico dell'arte trovo appassionante il dibattito che in tutto l'Occidente divampa intorno alle statue civiche. Il punto non è la riscrittura della storia. Il vero oggetto di contesa è lo spazio pubblico, come luogo in cui una comunità civile costruisce se stessa. Attraverso una lettura, spesso attraverso l'invenzione del passato, e indica una via verso il futuro. È commovente che questo accada dopo decenni di privatizzazioni selvagge che tendono a far letteralmente sparire in tutto il mondo il concetto stesso di spazio pubblico. Se partiamo da qua. Si dovrà convenire che tenere letteralmente su un piedistallo, nella piazza, centro della polis e dunque luogo politico per eccellenza, un personaggio significa indicarlo come modello di virtù. È l'equivalente civile della santificazione. Guardatelo, prendete esempio da lui, fate come lui. Naturalmente Cristoforo Colombo, che qua vedete, o il re Umberto I d'Italia, non hanno la stessa capacità di essere risemantizzati delle figure di David o Giuditta. Naturalmente il messaggio, e dunque la difficoltà attuale, arriva quando c'è un nesso ancora vivo tra il personaggio e la comunità che lo celebra. Quest'epoca parte dalla rivoluzione francese e arriva fino a noi. La dichiarazione dei diritti dell'uomo, 26 agosto 1789, inizia affermando gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono fondarsi che sull'utilità comune. Nel 1792 la Rivoluzione cancella le discriminazioni razziali, nel 94 abolisce la schiavitù. E in quello stesso 94 la Convenzione, il Parlamento Rivoluzionario, mise fine alla distruzione delle opere d'arte prodotte dalla monarchia francese. Nella prima fase della Rivoluzione il risultato è stato questo: il, le, le distruzioni di molte immagini della monarchia. Fu allora coniata la parola vandalismo, che non esisteva nel vocabolario francese. Fu l'abate Henri Gregoire a inventarla e disse: Dobbiamo smetterla col vandalismo. È la parola, esattamente la parola vandalismo, che Francesco Cagliotti ha usato per mostrare il rischio corso dal Davide e dalla Giuditta se solo fossero stati un poco più esplicitamente Medicei, sarebbero stati vandalizzati. Nella Francia del 1794 si affermò solennemente, cito dal discorso di Gregoire alla Convenzione, solo gli schiavi distruggono i monumenti, gli uomini liberi li conservano. Era la saggia decisione di coloro che si sentivano definitivamente vincitori e pensavano di non avere nulla da temere da monumenti passati a cui sottraevano il significato originale e ne imponevano uno puramente culturale, repubblicano. Nasceva il Musee des Monuments e con questa operazione di patrimonializzazione nasceva l'idea stessa di patrimonio culturale, quella per cui oggi amiamo, per esempio la statua di Cosimo I, anche se esecriamo le gesta contro la libertà fiorentina e la sua indiscutibile condotta da tiranno sanguinario e da torturatore. Evidentemente questo processo di desemantizzazione non funziona per opere più vicine a noi, che riguardano temi più caldi. La foto che vediamo mostra un'opera d'arte molto meno importante della Giuditta, ma comunque una statua bronzea del 1895 protetta dalla legge britannica. Chi rappresenta? Rappresenta Edward Colston, che nacque nel 1636 e morì nel 1721, ricco magnate della città di Bristol dell'età barocca, fondatore di scuole e di città, uno dei più virtuosi e saggi figli della città, lo celebrava l'iscrizione sul basamento della statua. Ma quest'uomo santo era uno dei più terribili schiavisti dell'età moderna. Le sue navi trasportarono dalle coste africane all'America almeno 100.000 persone rapite dai loro villaggi e ai loro affetti. Non meno di 20.000 morirono durante le disumane traversate oceaniche. Il 7 giugno 2020, l'onda lunga delle manifestazioni per la dignità della vita dei neri, suscitata dall'uccisione di George Floyd a Minneapolis, ha travolto anche Edward Colston. La statua è stata abbattuta, mutilata, dileggiata, colorata e infine gettata in acqua a furor di popolo. Non ci nascondiamo dietro un dito. Se masse oppresse in tutto l'Occidente non riescono a condividere la saggia svolta contro il vandalismo compiuta dalla rivoluzione trionfante, è appunto perché si sentono ancora oppresse e sconfitte e spesso lo sono. La loro battaglia non riguarda la storia ma il futuro ed è credo una battaglia sacrosanta. E se vogliamo salvare insieme il rispetto per questa battaglia civile e la conservazione della memoria, le strade possibili sono due. Una è quella della Venere rimpianta da Ghiberti, la desemantizzazione e quindi la musealizzazione. Le statue che oggi non erigeremmo mai a schiavisti, razzisti, fascisti, stupratori, nemici del popolo di ogni tipo, possono avere una seconda vita nei musei, dove vivono la memoria e la storia. L'altra strada è la risemantizzazione, che può avvenire, per esempio, attraverso una iscrizione, una epigrafe. Salvatore Settis ha proposto di tenere in piazza le opere contestate, rovesciandone il senso attraverso la scrittura. È una via che è stata sperimentata storicamente, ci sono molti esempi. Ma è vero che, come diceva Leonardo, le immagini sono molto più forti delle parole e dunque è un gioco un po' rischioso. Eh, prendiamo l'esempio della statua di Colston. Negli ultimi vent'anni a Bristol si era aperto un duro confronto su questa statua e una petizione per la sua rimozione aveva raggiunto 11.000 firme. Le autorità si erano opposte anche alla posizione di una targa che facesse conoscere al pubblico le ombre della vita di quest'uomo vissuto quasi 400 anni fa. Eppure numerose installazioni spontanee avevano reso visibile intorno alla figura bronzea di Colston l'immane tragedia che gli provocò. Per esempio, la notte del 18 ottobre 2018, giornata contro la schiavitù, apparve intorno alla statua una installazione artistica che presentava una serie di figurine di cemento giacenti a terra erano disposte secondo la pianta di una delle navi negriere in cui gli schiavisti come Colston trasportavano le persone in America. Al lato dell'installazione erano presenti i nomi delle professioni odierne a rischio di schiavitù moderne, dagli addetti all'autolavaggio, ai domestici, ai raccoglitori di frutta e molte altre categorie. Questo è Secondo me, un eccellente esempio di risemantizzazione. Se, la, se le autorità di Bristol l'avessero accettata, la statua non sarebbe stata abbattuta, probabilmente. L'artista Bansky, Bansky, Bansky ne ha proposto un altro, cito il suo profilo Instagram. Ecco un'idea che si rivolge sia a chi sente la mancanza della statua di Colston, sia a chi non la sente. La tiriamo fuori dall'acqua, la rimettiamo sul piedistallo. Gli mettiamo un cavo attorno al collo e facciamo fare alcune statue di bronzo a grandezza naturale di manifestanti nell'atto di tirarlo giù. Tutti contenti, un giorno straordinario commemorato, così scrive l'artista. E devo dire che è un'idea bellissima, una specie di toro farnese moderno, penso che Gian Lorenzo Bernini ne sarebbe stato entusiasta. Alla fine, meno poeticamente, la We Art Bristol History Commission, un comitato di storici, ha formulato sei raccomandazioni alle autorità cittadine. La prima è che la statua entri formalmente nella collezione museale della città, quindi desemantizzazione alla Ghiberti. E la seconda è che sia conservata nello stato attuale colorata. Risemantizzazione, due modelli che si incrociano. La terza è che sia esposta accompagnata da una ricostruzione del contesto della propria storia e della storia della schiavitù. La quarta raccomandazione è che il piedistallo rimanga e che venga realizzata una nuova iscrizione per spiegare cosa è successo. La Commissione ha raccomandato questa formula. Il 13 novembre 1895, qui fu svelata una statua di Edward Colston, che lo celebrava come benefattore della città. Tra la fine del XX e l'inizio del XXI secolo, la celebrazione di Colston è stata sempre più messa in discussione, dato il suo ruolo di primo piano nella schiavitù degli africani. Il 7 giugno 2020, la statua è stata abbattuta durante le proteste di Black Lives Matter e buttata nel porto. Dopo aver consultato la città nel 2021, la statua è entrata nelle collezioni dei musei del Bristol City Council e la raccomandazione finale è che la città pensi in modo creativo a che cosa fare con il piedistallo vuoto e l'area circostante. Ora, possiamo sentire tutto questo come molto lontano dalle elette vicende di Piazza della Signoria, ma credo che sarebbe un errore. La disputa sulle statue e sul significato dello spazio pubblico, sui valori che esso deve celebrare o condannare, ha in Piazza della Signoria a Firenze il suo paradigma occidentale moderno. Nel mezzo millennio abbondante nel quale Giuditta ha abitato Piazza della Signoria con la sua altissima discendenza di figure in bronzo e in marmo, questo spazio straordinario ha mutato il suo significato complessivo in molteplici occasioni. Basterebbe considerare i cambiamenti del nome, iniziati ben prima di Donatello, Piazza del Comune nel 200, Piazza dei Priori o dei Signori nel 300. Piazza della Signoria nel 400, Piazza Ducale nel 5, Piazza del Gran Duca nel 600, dell'Altezza Serenissima e poi dell'Altezza Reale nel 700, poi ancora del Gran Duca nell'800 fino all'Unità d'Italia quando diventa Piazza Nazionale. Per tornare poi, con lo spostamento della capitale a Roma e il ripiegamento definitivo di Firenze nel culto del suo Rinascimento, e rimanere per sempre Piazza della Signoria con una ripresa per la prima volta volutamente retrospettiva e musealizzante. Questo non le ha impedito alla piazza di continuare ad avere un significato politico declinato in più occasioni e nei modi più diversi, alcuni, come è noto, atroci. In occasione della visita a Firenze di Adolf Hitler, il 9 maggio del 1938, per esempio, le strade della culla del Rinascimento furono invase da una enorme quantità di copie in gesso e cartapesta delle statue più celebri del 4 e del 500 fiorentini, alternati a grandi siepi verdi che dovevano coprire tutto ciò che non era abbastanza solenne. In quel caso la manipolazione fu doppia. Si cercò di ricreare, nascondendo palazzi, più tardi, o scorticando quelli rifatti, una Firenze medioevale che si pensava fosse più grata al Führer tedesco. E dall'altra parte si volle espandere su una scala imperiale, romanamente fascista, la compassata misura del Rinascimento fiorentino. Esemplare è la schiera di leoni di gesso, calchi di quello della Loggia dei Lanzi, che accolsero Hitler alla stazione di Santa Maria Novella e che lo accompagnarono ovunque a Firenze. Era erano la riproduzione di uno dei leoni che presidiano la Loggia dei Lanzi, leoni che arrivano da Villa Medici dove stavano fino al 600. E pochi giorni fa, come vedete la data, è aperta a Firenze una nuova sede di Casa Pound, che è un movimento neofascista. Sapete che in Italia il nuovo governo è purtroppo di matrice fascista e il fascismo sta rialzando la testa in Italia. Questo eh, manifesto di Casa Pound sceglie come simbolo, guarda un po', il leone eh, di, della loggia dei Lanzi che accolse Hitler a Firenze. Può essere un caso, ma gli storici delle immagini non credono ai casi. Nella regina delle strade dell'Oltrarno via Maggio, una copia del San Giorgio di Donatello troneggiava tra le svastiche su una copia del basamento della Giuditta, sempre di Donatello, un incredibile pastiche donatelliano che da una parte voleva esaltare Donatello, il padre del Rinascimento, mostrare San Giorgio, cavaliere medievale più grato al, al Führer, e soprattutto rimuovere Giuditta, cancellare Giuditta, che aveva il doppio torto di essere stata una donna che uccise un uomo, è sempre più accetto il contrario, eh, e di essere una ebrea. Così Piazza della Signoria con un frammento significante della sua statua simbolo, Giuditta, e con i guardiani ferini, i leoni del luogo dei suoi riti civili, si espandeva a dismisura, perdendo cioè in senso letterale la sua misura, prima di accogliere il dittatore nazista nel suo spazio letterale. Qua vedete la folla oceanica dell'arrivo del Führer in piazza della Signoria. Per Piazza della Signoria arrivò la redenzione, a caro prezzo, come si vede. L'11 agosto 1944, alle 6.45 del mattino, racconterà poi Sandro Pertini, capo partigiano e poi presidente della Repubblica italiana, mi dissero, i nazisti si stanno ritirando. Proprio in quel momento sentimmo suonare la martinella e qui vedete un'immagine del sindaco di Firenze, viene suonata ogni 11 agosto a quell'ora da allora. Sentimo suonare la martinella, il popolo, la resistenza scendevano in strada e in piazza della signoria. Dopo molti secoli la campana che, era nel se che nel 600 era tornata sulla torre al posto del leone e che si chiamava con il nome antico di martinella, da San Martino, patrono dei soldati, tornava a chiamare i fiorentini alla libertà. La campana di Palazzo Vecchio dette il segnale dell'insurrezione, ha scritto Enzo Enrique Sagnoletti, e la sua voce sembrava fioca come esitante per il lungo silenzio. Nel dopoguerra, Piazza della Signoria e i suoi monumenti sono tornati ad accogliere alcuni momenti forti della vita della democrazia italiana e della sua travagliata storia. Tra i miei personali ricordi ci sono il grande comizio del segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer, il 17 febbraio 1980. La Giuditta vide ai suoi piedi 200.000 persone riunite a manifestare per la pace nel momento in cui si acuiva la tensione fra Unione Sovietica e Stati Uniti con il dispiegamento dei missili a testata nucleare SS-20 nei paesi del Patto di Varsavia e dei Cruise e dei Pershing II nell'Europa occidentale. In tempi più vicini, quando già studiavo storia dell'arte alla Scuola Normale di Pisa, Ricordo come il suono della martinella svegliò e ci riunì noi fiorentini in Piazza della Signoria la mattina dopo che la mafia, era il maggio 1993, aveva fatto esplodere una bomba con l'intenzione, per fortuna frustrata, di distruggere gli uffizi. Non ho trovato fotografie, eh, era un momento di grande confusione. Ma la mattina dopo, Piazza della Signoria era spontaneamente piena di cittadini intorno alle nostre statue, chiamati dalla campana del palazzo. Oggi eh, la contesa intorno ai significati e ai significanti di Piazza della Signoria è per fortuna molto meno cruenta, ma rimane vivissima la sua capacità di esprimere messaggi e attraverso le statue, anche quelle che. Una certa arroganza e leggerezza di amministrazioni comunali, inconsapevoli della vertiginosa altezza della vicenda culturale figurativa della piazza, vi trovano spazio per esposizioni temporanee. Nel settembre del 2015, per esempio, l'eccentrico amplesso tra la biennale dell'antiquariato e il linguaggio ultracontemporaneo di uno dei più famosi. Controversi e strapagati fra gli artisti viventi Jeff Koons ha generato la singolare situazione che vedete. Come sempre, di fronte all'arte d'oggi, e in verità ormai anche di fronte all'arte del passato, la stragrande maggioranza dei fiorentini, semplici cittadini o addetti ai lavori, reagì semplicemente dicendo mi piace o non mi piace, come al solito, ma forse il messaggio era un poco più sottile. Che cos'era? Pluto e Proserpina, quest'opera concepita nel 2010, e realizzata in tre esemplari. Il cartello in Piazza della Signoria diceva che si ispira al ratto di Proserpina di Gian Lorenzo Bernini. Questo è un luogo comune della letteratura online su Kunz, anche, anche di quella apparentemente più autorizzata, ma non è vero. Infatti Pluto e Proserpina non si ispira a nulla, ma semmai riproduce qualcosa. Kunz non ha disegnato e plasmato un modello, ma ha preso di peso un oggetto che esisteva già, non il gruppo famoso di Bernini, come vedete, e l'ha fatta riprodurre meccanicamente nel suo atelier, una vera fabbrica dove lavorano 128 persone. L'ha fatta riprodurre in un'altra scala e in un altro materiale, nella fattispecie acciaio inox dorato a specchio. È, cioè, un ready made, cioè un'opera letteralmente già pronta. Una formula utilizzata per la prima volta da Duchamp nel 1913 per descrivere una ruota di bicicletta imperniata sopra uno sgabello. Il senso dei ready made, ironico in origine, era che l'artista non creava niente con le proprie mani, ma prendeva oggetti esistenti e li trasformava in opere d'arte grazie ad un puro atto di volontà, al consenso di una società fondata sul conformismo, un po' come la favola del vestito del re, ma senza il bambino che grida che il re è nudo. Con un tipico cortocircuito postmoderno, Kunz prende ora come readymade made non un oggetto qualunque, ma una vera opera d'arte del passato. In questo caso una modesta statuetta in porcellana francese di fine Settecento, un vero oggetto di antiquariato nel senso che i nostri nonni davano a quella parola. Modellata da un plasticatore che potrebbe anche non aver mai visto il Plutone di Bernini, ma forse solo qualcuna delle sue infinite e indirette derivazioni. Non ve le mostro nemmeno, sono opere ignote al grande pubblico, opere di Francesco Maria Schiaffino o di Francesco Ladat. Però la situazione comincia a farsi interessante. E non perché forse riusciamo a capire Kunz, che forse non è nemmeno così interessante, ma forse perché grazie a Kunz riusciamo a capire noi stessi, che poi dovrebbe essere una delle funzioni dell'arte, perfino di questa arte. Dunque, all'altezza del 2015, diciamo oggi. Esponiamo con ogni pubblica solennità in Piazza della Signoria, nel luogo mitico in cui Firenze si è per secoli fatta l'autoritratto morale attraverso somme sculture, la replica monumentale di una anonima porcellana tardo-barocca, senza nemmeno capire bene di quale si tratti, dorata come un esclusivo gadget di lusso, guarnita di ciclamini come il più delizioso dei centrotavola e quando li vediamo ma perennemente scortata da due bodyguard vestiti di nero. È proprio il contesto straordinario e per cui inedito di Piazza della Signoria a dare a quest'opera un senso nuovo, o meglio, un'applicazione nuova e particolarmente calzante del suo senso intimo. Allora, se la Giuditta di Donatello fu portata a rappresentare la fierezza antitirannica della Repubblica, se il Davide di Michelangelo incarnava la forza morale e militare della piccola Firenze che vinceva nemici giganteschi, se il brutale Ercole di Bandinelli e quel Damerino del Perseo di Cellini cantavano in modi opposti il totalitarismo di Cosimo, quale Firenze è ora descritta dal Pluto in Proserpina di Kunz, sproporzionato nano tra giganti, ma nano eloquentissimo? È invincibile l'idea che questo idolo d'oro ritragga con atroce perspicacia, l'anima di una Firenze che vive di un'arte del passato che ormai non riesce più a capire, ma che considera ormai alla stregua di una miniera d'oro scintillante. Una Firenze che confonde l'arte con il marketing, la creatività con la copia, la bellezza con il lusso, lo spazio urbano con il parco a tema, la dignità del pubblico con le guardie del corpo dei milionari. Forse non era questa l'intenzione dei promotori anche se non giurerei su quella di Jeff Koons, che è un malizioso folletto di strepitosa intelligenza. Ma si sa, lo spirito dell'arte soffia dove vuole e nessuno può spiega, sperare di dirigerlo e di controllarlo. Certo, il sindaco di Firenze non aveva in mente questo messaggio, sperava di usare le statue della signoria per dire che Firenze è moderna, anzi è contemporanea, ma quella stirpe di pietra e metallo ha ereditato dalla Giuditta di Donatello uno strano dono, quello, quello di una ambiguità di significato che può benissimo rovesciare un messaggio nel suo contrario. Penso che nei libri di storia che proveranno a spiegare cos'era la Firenze dei nostri giorni, la foto dell'opera di Jeff Koons in Piazza della Signoria non mancherà. Però la didascalia sarà diversa. Non Jeff Koons a Firenze. Ma forse Jeff Koons è Firenze. Come ha scritto il New Yorker, a proposito di tutta l'opera di questo controverso artista, If you don't like that, take it up with the world. Se non vi piace, non prendetevela con Koons o con Donatello, ma con il mondo che rappresentano. Grazie. Grazie davvero Tommaso per questa lezione magistralis davvero fantastica, con tanti punti di vista, eh, anche giudizi e eh, eh, fotografie anche belle, quella con il pigione sulla coppia del, del marzocco che anche gioca anche un ruolo importante. Eh, vorrei aprire la discussione con un, un aspetto eh, forse Biografico, hai evocato l'attentato del, del 93 ehm, contro gli uffizi. Hai detto: Noi fiorentini ehm, siamo andati in piazza. Tu sei eh, fiorentino, eh, il, ehm, in questo caso non è soltanto la piazza della Signoria che tutti noi eh, conosciamo e che consideriamo anche nostra, come hai detto giustamente, e forse anche sicuramente più tua. Ehm, su questo lato il paragone con ehm, eh, Francesco Cagliotti è ancora importante che lui nell'intervista che eh, pubblica nel catalogo nella, che abbiamo pubblicato nel catalogo della mostra berlinese perché il suo saggio eh, di 100 pagine, fantastico della, del catalogo della mostra eh, fiorentina era riservato a quella mostra. e forse i traduttori si sono rallegrati ma noi no na naturalmente eh, Cariotti diceva che eh, la sua vocazione di storico dell'arte è nata in, que in questa eh, piazza perché è un intreccio tra tutti questi, diverse, eh, questi diversi aspetti di storia dell'arte naturalmente, ma storia anche più generale, politica e di, eh, di, della polis, come, come dici tu, cioè l'essenza della politica in un certo senso e si confonde con la storia dell'arte. Eh, tu qual è il tuo rapporto biografico eh, con, questa, con questa piazza? Ha anche forse un, giocato un ruolo nella, nella tua scelta? Di, di carriera, di vita. Ma ti ringrazio per questa domanda. Allora, ehm, potrei dire con un po' di autoironia che ha giocato un ruolo fondamentale nel convincermi a non studiare Firenze, ma a studiare Roma. Sono un fiorentino anomalo. E ho deciso a un certo punto, quando sono appunto ho deciso di diventare storico dell'arte, sono andato a studiare alla normale a Pisa, di non studiare Firenze. Eh, però eh, ho studiato Bernini eh, e quando ho dovuto fare per la televisione italiana per la Rai, trovate su, eh, su Rai Play una, un documentario in, mh, Nove Puntate sulla vita di Bernini eh, inizia da Piazza della Signoria. Perché io mi sono sempre chiesto. Se eh, per Bernini che era nato a Napoli, ma suo padre era fiorentino, era di sesto fiorentino, e qua a Berlino ci sono al bode per l'appunto delle opere cruciali per capire il rapporto fra Pietro e Giallorenzo, mi sono sempre chiesto se il giovane Gian Lorenzo non sia tornato a Firenze. Non, non lo sappiamo. Il primo viaggio documentato di Bernini a Firenze è di Bernini Vecchio quando lui va in Francia, 1665. Ma io non posso credere che non sia mai andato a Firenze. E, e e immagino cosa può aver significato per uno scultore come lui all'inizio della sua vita vedere questo luogo in cui il sogno di intere generazioni, rivedere lo spazio pubblico della Roma antica, popolata di statue, in cui un popolo di carne e un popolo di statue convivono, apparentemente quelli in carne e ossa sono più vivi. Ma è anche vero che poi passano, invece quelli di pietra e di bronzo rimangono, con questo scambio terribile e vitale che c'è sempre fra le generazioni e le opere. Insomma, mi sono sempre chiesto se la radice di Bernini non fosse Piazza della Signoria, in quello che lui poi ha fatto a Roma, un nuovo popolo di statue così di carne, così parlanti, così vicine alla vita. Ma nello stesso tempo. Come si vede dalla fine della conferenza, Piazza della Signoria è un luogo che parlava della fierezza, della libertà dei fiorentini e della contesa per la libertà e per uno della mia generazione invece è un po' il simbolo della mercificazione della, della città e della privatizzazione dello spazio pubblico e quindi come dire questa, questa giuditta che taglia la testa ad Oloferne, ecco nella testa di Oloferne si possono vedere nuovi significati e la stessa sostituzione delle opere con le copie il Davide il primo, il Marzocco, la Giuditta eh, il basamento del Perseo ora anche il Ratto di Bologna andrà al coperto e sarà sostituito da una parte è probabilmente inevitabile per ragioni di conservazione ma dall'altra parte è molto doloroso perché Firenze diventa come già con le porte del Paradiso di Ghiberti diventa una città di falsi e questa cosa, eh, insomma, eh, Eliot, il grande poeta, avrebbe usato forse questa espressione, che usava, è un correlativo oggettivo della falsificazione anche del rapporto con questa tradizione di, in cui l'arte e la cittadinanza erano così profondamente unite. Quindi il mio rapporto con Piazza della Signoria è un rapporto di odio-amore, ma questo è molto tipico dei fiorentini, è una proprio, cioè la bellissima poesia di Franco Fortini intellettuale, poeta, scrittore, nato a Firenze, su Firenze che si chiama la città nemica, ma è una poesia d'amore, ma si chiama la città nemica. Grazie, ah, sì, il, il, il punto che tocchi è, è una, cioè, il problema del ripasso. Piazzare gli originali da, da copie è, è fondamentale. Eh, ti ricordi della, l'hai detto, della Giuditta quando cioè da ragazzo, quando l'originale era fuori, naturalmente, sulla piazza della Signoria naturalmente aveva un altro impatto rispetto a, quel, a quel co quella coppia che vediamo. Ehm, oggi c'è una sola scultura, però. Che scultura di Donatello, che è all'aria aperta, che è il, il ritratto equestre del Gattamelata, che è davanti alla Chiesa del Santo a, a Padova. Eh, io non sono oggettivo, eh, però io lavoro in un museo. Per me è, è impossibile che questo rimanga così. Eh, sono d'accordo con te sulla sostituzione del, del, degli originali. Mi ricordo anche con nostalgia del Marco Aurelio, quello vero sulla piazza del Campidoglio. Però eh, se, se lo lasciamo qui un secolo, due secoli, tre secoli ancora uh, fuori, poi non, non rimarrà più niente, come il uh, Josué della, uh, della tribuna del Duomo. E, ed è quello che vogliamo, per, penso anche al, al Perseo di, di Cellini. Um, cioè forse una, una delle domande di cui ti sei, ti sei, ti sei posto, o qual è l'atteggiamento? O c'è cioè una soluzione ehm, anche per le altre sculture di questa piazza? Perché qui è una mission come, come diciamo qui a Berlino tra quello originale e quelle copie. Perché solo Donatello e Michelangelo hanno il diritto di, di andare in museo, ok. Ora Bologna, eh, però gli altri rimangono. È un problema enorme, eh, sicuramente. Mm. Io credo che è un problema enorme che si è posto in tante epoche, anche prima delle nostre, per le statue meno resistenti. La dovizia di Donatello, prima della Donatello, che era nel mercato vecchio, si è distrutta e poi è stata sostituita da una nuova, non proprio da una copia, da una nuova versione di Foggini, che ora è quasi distrutta anch'essa. È un problema che c'è sempre stato. Diciamo che i marmi e i bronzi opportunamente seguiti e restaurati, ehm, potrebbero forse rimanere all'aperto in, uh, in, in un mondo diverso, uh, in un mondo industrialmente diverso. E diciamo, è l'inquinamento, diciamo, è, è, e da questo punto di vista sono un po' come delle sentinelle, sono state un po' come delle sentinelle che hanno annunciato prima quello che noi stiamo facendo al pianeta. Quando abbiamo cominciato a ricoverare gli originali delle grandi statue all'interno, Eravamo ancora in tempo a capire che il pianeta stava, lo stavamo distruggendo, diciamo, con un modello economico insostenibile, e non abbiamo sentito questo, 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 questo ammonimento. Io credo che se il pianeta sopravvive alle guerre nucleari e all'inquinamento, forse verrà un giorno in cui le potremo riportare all'aperto. E questo potrebbe essere un, 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 come dire, anche un bello slogan, un, bel, un bello obiettivo, perché vorrebbe dire che siamo diventati un pianeta capace di convivere diciamo, con l'ambiente la, con naturale e con un futuro. Con un passato che si lega al futuro. Il problema quando si sostituiscono con le copie è non pensare allora che l'originale possa diventare come dire, un jolly. Rimanendo a Padova, abbiamo discusso con Francesco, proprio per il mio ruolo all'interno del comitato del ministero, perché le statue di Padova c'è stata una discussione se mandarle in mostra o no. E io ero a favore, da un punto di vista scientifico. Ma eh, c'è a Padova il ventilato progetto di portarle via dalla basilica e di mettere in un museo, di fare un museo Donatello. Ora portarle via dalla basilica non ha nessun senso perché lì non piove e non ci sono agenti corrosivi. Allora, se la sostituzione con le copie di necessità, quella che va fatta, perché noi vogliamo che questi testi sacri sopravvivano. E quindi non c'è alternativa, va fatta e va fatta meglio possibile. Se però questa sostituzione diventa, ha un impatto culturale tale da indurci a togliere anche gli originali dalle chiese, a musealizzare tutto e musealizzarli per, per farli diventare poi dei serbatoi delle mostre, ricordo che il sovrintendente, che era anche uno storico dell'arte, che, che, dell che è stato ministro, Antonio Paolucci, sovrintendente di Firenze, diceva: che Firenze è il più grande serbatoio di opere prestabili a mostre del mondo la definizione Dire, un po' riduttiva e anche un po' pericolosa. Allora, c'è un nesso fra uh, la sostenibilità ambientale e la sostenibilità culturale. Questa storia delle, delle statue che non possono stare all'aperto per le piogge acide, per l'inquinamento atmosferico provocato da un modello economico e industriale. Ha un nesso con una sostenibilità culturale che ci induca a conoscere i contesti originali e non a distruggere i contesti in nome di un'industria, di un marketing delle mostre. Le mostre vanno fatte quando sono come quella di Donatello, uh, cioè, però quante sono così all'anno? Poche. In Italia si inaugurano 10.000 mostre l'anno, 10.000 sono un po' troppe. Bisognerebbe trovare una misura e, come dire, dare un significato, dare un senso importante alle poche che si fanno, perché certo, si può prestare tutto, si dovrebbe poter prestare anche la, la Monna Lisa ora dico una cosa enorme, perfino il David di Michelangelo, se fosse tecnicamente possibile, solo laddove spostandolo eh, e a, a, accostandolo a qualcosa si ottenga un tale aumento della conoscenza da, da, come dire, da amare nuovamente, da conoscere nuovamente queste opere. Quindi credo che la sostituzione delle copie non sia con le copie non sia solo un problema materiale. Ma è un problema culturale e bisogna governarlo ed evitare che ci prenda la mano e che alla fine, diciamo, tra qualche generazione non sappiamo più distinguere gli originali dalle copie. Io da, da parigino di nascita, se la, la Mona Lisa va prestata, io vi, va, prendo i, i miei biglietti subito per Parigi per visitare il Louvre, che sarà più... più eh, eh, si potrà finalmente vedere la con Galerie eh, tranquillamente, ma eh, un'ultima domanda prima di aprire la, la, la discussione a, a, a voi, al pubblico, che non posso non chiedere da, eh, da, da berlinese adesso, cioè mi ha molto colpito naturalmente la, la visita di Hitler nel 1938, eh, sulla la sua venuta nella, sulla piazza, la fotografia del, che conoscevo del, del, eh, del, del, della coppia del San Giorgio sul, sulla base della Giudita, ma non avevo pensato a questa, a questa tua, a tua interpretazione. Um, il, il paragone è anche importante qui a Berlino, in questa città che conosci, che ami, dove ci sono. Questi spazi che sono anche connotati che hanno vissuto tante, vie, tante vite, penso al, al Lustgarten davanti all'Altes Museum, dove eh, ci sono state molte cose, tra i quali i, le grandi sfilate naziste. Penso anche eh, al, um, al Bebelplatz, dove, dove i libri uh, um, cioè dei, degli autori uh, vietati dal, dal regime nazista sono stati bruciati. Oggi c'è un mercato di, nat di Natale. C'è un po' di, cioè, qual è la tua posizione rispetto a questa è una domanda che è anche aggiuntiva che mi ha molto fatto pensare a, a Berlino sono, è il caso di Edward Colson la sua scultura la, il problema della musealizzazione non so se conosci quel museo alla, alla cittadella di Spandau eh, dove ci sono le eh, vecchie statu statue dei, dei, dei vecchi eh, regimi cioè della, della Prussia imperiale la Siegesäule cioè della Germania imperiale anche del periodo nazista, ma c'è anche il frammento di una statua monumentale di Lenin che è seppellita in qualche bosco lontano da Berlino, solo la testa rimane ed è monumentale, esposta in modo cioè, non verticale, orizzontale come, come, se, cioè, eh, come la fotografia di Edward di Edward Colson che abbiamo vista. Quindi le statue, c'è cioè la fondazione del Louvre nel 1795, il Museo di Monument Français, ci, ci sono le sculture, però sono così: a volte sono dei gisons quindi orizzontali, ma quelli verticali sono riposti in modo verticale, ma ora no, come se quella avrebbero. Questa forza immensa, anche il progetto di, di, Ban di Banksy è fantastico perché qui la verticalità eh, si, si va contro questo. Um, qual è la tua impressione rispetto a questo e la prospettiva berlinese di, di, di questo aspetto? Allora, quello che, che ho provato a dire, non so se spero si sia un po' capito di essere riuscito a farlo capire, è che appunto nella costruzione del patrimonio culturale si incrociano sempre queste due possibilità: desemantizzare o risemantizzare. De Hegel diceva: Non pieghiamo più le ginocchia quando vediamo una pala d'altare in un museo. Eh, allora, il problema del museo è: ehm, il museo è un luogo straordinario di conoscenza eh, che funziona molto bene per alcune cose, forse però non per tutte. Eh, C'è una possibilità di patrimonializzare desemantizzando, e questo è il museo, dove, come dire l'opera viene vista uh, scientificamente, freddamente, sul piano conoscitivo e questa è una grande risorsa e può essere una soluzione in contesti particolarmente, come dire, caldi e pericolosi oppure in contesti che hanno perduto la loro carica polemica, al contrario, paradossalmente, appunto, una non c'è più un problema di polemica fra cristiani e pagani, diciamo a questo punto ma può non funzionare bene per opere che invece hanno un importante ruolo nello spazio pubblico. Uh, L'ultimo libro che ho presentato a Firenze prima di venire, c'è qua il suo autore che è Salvatore Trapani, che, che saluto, che è un italiano che vive a Berlino appunto. È, è un libro sull'arte e la Shoah. L'abbiamo presentato al Museo Ebraico di Firenze qualche giorno fa. È un libro che si pone fra gli altri problemi anche questo problema, o che dà le chiavi per, per porsi anche questo problema. Io credo che ci voglia mh, il coraggio di eh, compiere delle opere di resemantizzazione. Il rischio di mettere in un museo. Tutte le, sta, tutte le statue e le sculture dei regimi passati affogando quelle naziste fra le altre, è il rischio di vederla come una fase storica uguale alle altre. E invece, noi viviamo, spero a lungo vivremo in un momento che ha bisogno in Germania e in Italia di indicare quel periodo con una particolare forte censura. E allora, in quel caso, la risemantizzazione dei luoghi è, è credo, una soluzione importante, cioè mantenere mantenere, vorrei dire, l'aura di ciò che è stato in quello spazio pubblico, introducendo nuovi segni che nello stesso tempo facciano conoscere quello che c'è stato e lo contraddicano. L'aula magna, non della mia università, ma dell'altra università di Siena, è un'aula magna costruita negli anni 20, con un soffitto costruito negli anni 20, e proprio là dove siede, non per fortuna non io, ma il mio collega rettore dell'Università di Siena, in, in cima c'è scritto uh, Benito Mussolini, duce in latino, a lettere monumentali. Allora, io tutte le volte che vado mh, esco di cattivo umore da questo posto e ho proposto, ora speriamo che prima o poi si faccia, di non cancellarlo. C'è un passo bellissimo, eh, di se questo è un uomo di Primo Levi, la fine in cui dice meditate che questo è stato, non rimuovete che questo è stato. Però intorno ci sono molti spazi vuoti dei lacunari del soffitto dove un artista contemporaneo, o, o, che, che, che interloquisca, interagisca con la committenza, con l'università. Potrebbe, per faccio un esempio, scrivere a lettere colorate di neono o qualunque cosa, luminose. Non lo so, per esempio, la, la disposizione finale della Costituzione italiana che vieta la ricostituzione del Partito Fascista. Allora, quella scritta ricorda quello che purtroppo siamo stati e continuiamo a meditarlo, ma c'è un nuovo intervento che ricorda quello che non vogliamo più essere, che apre verso il futuro. Da questo punto di vista una committenza artistica pubblica, come a Berlino c'è per tante cose, ehm, tra i tanti memoriali torno sempre a vedere volentieri, volentieri quello di Daniel Caravan sulle vittime rom e sinti della Shoah, un artista israeliano che ora è tornato a vivere in Israele ma che per lungo tempo ha vissuto a Firenze e ha esposto le sue state pubbliche nel tessuto di Firenze, per fare un esempio. Eh, ecco, quando il potere pubblico eh, riesce ad avere una sintonia con gli artisti e c'è una volontà di risemantizzazione, questa secondo me è una strada per la costruzione del patrimonio culturale più feconda, più ricca di futuro, invece che la pura e semplice desemantizzazione e la chiusura del museo. Anche perché ciò che chiudiamo nel museo può anche tornare a uscire no? e non possiamo trattare nemmeno il museo come la scatola degli orrori. A un certo punto, durante la Rivoluzione francese, Gregoire dice facciamo il museo dei crimini, facciamo il museo delle mostruosità. Questo sarà il museo dell'abiezione del, della monarchia francese, ma è pericoloso. Anche perché il museo è un luogo, è un luogo di gioia, di festa e di conoscenza, come tu sai, visto che gli hai dedicato la vita. Quindi è un discorso aperto. Quello che mi preme dire è che... Donatello indica la strada con molta sapienza della risemantizzazione, cioè crea opere aperte, così aperte che arrivano fino a noi. Eh, e tutti, le hanno, tutti ci hanno giocato, ma insomma oggi sono lì a rappresentare la forza della democrazia e della Repubblica italiana. Quindi il messaggio di Donatello mi pare molto chiaro. Grazie. Um, adesso chiedo se nel pubblico ci sono alcune domande, penso che ci sia un micro, se non c'è, posso. Ah sì, è qui. Tutti timidi. Buonasera professore, grazie per l'intervento. Um, la mia è una domanda e allo stesso tempo una um, osservazione. Io lavoro nei musei di, di Berlino alla didattica e um, uh, a volte mi capita di vedere i più giovani eh, che vengono al museo per scattare il selfie e mettere in confronto se stessi con la bellezza antica. Io Lavoro sia alla Gemelde Gallery che nei musei di antichità di Berlino. Eh, quindi c'è ancora il modello dell'arte classica come modello insuperato e eh, ci, ci si posa davanti per eh, mettersi in competizione con la bellezza antica. Eh, la domanda è se ehm, eh, questo è un modo come molti pensano per avvicinare comunque eh, i più giovani al museo eh, oppure è diventato il museo un oggetto eh, eh, o meglio è diventato un luogo di oggetti che hanno perso la semantica cioè eh, il significato e diventa semplicemente eh, un'esposizione di una bellezza idealizzata davanti a cui farsi la foto ricordo e mettersi eh, in posa. È stato un po' lo stesso dibattito, se ricordo bene, che è successo agli uffizi di Firenze eh, con una famosa, um, um, come si chiama, uh, tiktoker o... Uh, Influencer. Influencer, Chiara esatto. esatto uh, per invogliare più giovani uh, a visitare i musei. Uh, la seconda domanda, rapidissima, è semplicemente una domanda bibliografica. Eh, se eh, ci sono del, delle pubblicazioni o se lei ha pubblicato qualcosa riguardo a questi temi della eh, semantizzazione di piazza della Signoria nel passato ed oggi, fino all'epoca eh, più moderna, insomma, eh, per la visita di, del Führer, eh, eh, ero solo curioso di sapere se c'è qualcosa di pubblicato oppure eh, se lei o oh, che lei sappia eh, c'è qualcosa di pubblicato. Grazie. Grazie a lei. Allora, c'è un'enorme bibliografia su Piazza della Signoria, naturalmente. Forse non c'è eh, nulla che, come dire, che provi ad abbracciarla. Allora, non c'è nulla, ci sono molte tesi di dottorato, ci sono molti studi, però, forse non c'è nulla che provi ad abbracciarla tutta fino ad oggi nell'evoluzione semantica. però sulle singole epoche lei trova una bibliografia come dire, imponente. No, vabbè, ma ormai sono con internet, sono accessibilissime, anche quelle perfino, perfino quelle sono accessibili. Ma nel senso materialmente accessibili, perché a volte le tesi di dottorato non, no, no, non, ma, non sono accessibili ma sono su internet o altri eh, luoghi ce ne sono varie digitali e digitalmente accessibili, ci sono anche, forse non so se c'è qualcosa di divulgativo generale, forse questo non c'è, una cosa unitaria di divulgazione, l'ho anche cercata preparando la conferenza ma non l'ho trovata sui significati di Piazza della Signoria in successione, però c'è cioè, una enorme bibliografia, mettendola tutta insieme, eh, poi insomma, volendo gliene, gliene passo un po'. Eh, dunque, il problema è che, diciamo, una risemantizzazione eh, come quella a cui lei accennava rischia di fare sparire il, il concetto stesso di patrimonio culturale. Eh, agli Uffizi si è fatta questa scommessa, invitare la più famosa influencer italiana, una delle più famose d'Europa con non so quanti milioni di followers e farle fare delle foto di spalle davanti alla Venere di Botticelli, non mentre guarda la Venere, ma mentre le dà le spalle in una eh, comparazione puramente estetica. Eh, in cui il messaggio era la Ferragni e la nuova uh, Venere eh, di Botticelli, la nuova Venere del nostro tempo. Eh, allora, io vedo intanto in questo un'operazione paternalistica. Eh, io ho provato a chiedere ai miei figli, eh, che pure sanno benissimo chi è la Ferragni, è meglio, molto meglio di me. E, e ai loro coetanei. Nessuno era sedotto da questa idea. Trovavano un po' curioso il fatto che diciamo, il mondo degli adulti si rivolgesse a loro un po' come gli esploratori occidentali si rivolgevano ai selvaggi portandogli delle perline o delle cose, cioè pensando di attirarli agli uffizi con um, arti subdole. Eh, Dicevano, ma se noi vogliamo vedere botticelli, andiamo a vedere botticelli, insomma, non è che ci dovete. Eh, usando peraltro un, un linguaggio di cui poi gli adulti, almeno quelli che fanno il nostro mestiere, non sono perfettamente padroni, diciamo e non conoscono bene le conseguenze. Il punto, secondo me, è: Dunque, Leon Battista Alberti diceva che l'arte la, è come una finestra, non è un passo meraviglioso. È come una finestra. Io, io credo che il patrimonio culturale sia una finestra su le diversità. I musei da questo punto di vista sono straordinari perché permettono di conoscere mondi diversi, gerarchie di valori diverse. Um, Antonio Gramsci diceva che l'idolo, la credenza più difficile da abbattere è che tutto quello che esiste sia sempre stato così, cioè l'immutabilità del presente. Margaret Thatcher lo diceva in un altro modo, there is no alternative, non c'è alternativa. Eh, allora, l'idea che invece la conoscenza del passato possa essere il suggerimento eh, del fatto che il futuro può essere diverso dal presente, questa è una costante della tradizione occidentale, se però questa finestra, invece di mostrarci diversità, Diventa uno specchio e mostra soltanto il nostro volto narcisistico, il nostro volto, il presente, il selfie, è un po' il simbolo di questo. Se è solo questo, rischia di essere una, una risemantizzazione individualista, solo commerciale e, e schiacciata sul presente, terribilmente sul presente, in un momento in cui questo è uno dei grandi temi del nostro tempo, c'è una rimozione della storia. Qui anche qua una biografia infinita, l'ultimo libro di Adriano Prosperi, eh, da questo punto di vista molto, molto interessante, su proprio un'epoca senza, senza storia. Un tempo senza storie. Eh, quindi, io credo che lì l'errore sia pensare che mh, attirare i ragazzi, nel i più giovani nel patrimonio culturale. Sia, eh, voglia, si possa fare soltanto annullando il significato di diversità del patrimonio culturale e, e schiacciandolo sul presente e, e sulla, come dire, su ciò che già hanno, su ciò che già conoscono, cioè sopprimendo proprio quella alterità. Ora, non c'è storico dell'Arte. Così bravo ehm, che in un museo non si senta sempre un po' a disagio. Cioè Di fronte a un'opera d'arte del passato, per quanto tu la studi, sei sempre un po' spiazzato da una alterità, anche perché sono come delle persone vive. Insomma, ti senti guardato e, e giudicato, e c'è un disagio che è, che è proprio quello che abbiamo conoscendo gli sconosciuti umani vivi. E questa cosa, questo lieve, questo lieve disagio, è vitale è una delle molle diciamo, che ci spingono in questa conoscenza. Ora, pensare di eliminare tutto questo, cosa rimane poi alla fine? Io temo che sia un'operazione che serve a promuovere i direttori dei musei, eh, ma non serve ai musei. È chiaro che diciamo, il rapporto fra la Ferragna e Botticelli serve più alla Ferragna che a Botticelli è un dare e avere un po' sbilanciato eh, e in questo senso non, forse non è nemmeno come dire un misurarsi sulla bellezza classica ma un ossessivo bisogno di riportare al presente, a ciò che già si conosce, sterilizzando quella feconda diversità che invece c'è nei musei. Quindi io ho qualche dubbio sul fatto che sia questo il, il metodo. Invece si potrebbe cominciare da cose più banali, io sono in questo un po' materialista. Si potrebbe cominciare a non fargli pagare il biglietto, per dirne una. Eh, in, 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 sui giornali di oggi italiani c'è una polemica perché una scuola di Firenze non è riuscita a entrare nella Basilica di San Lorenzo, a proposito di Brunelleschi e Donatello, perché costava 9 euro per ragazzo, e per alcuni di questi ragazzi è un problema. Eh, allora forse mh, insomma, come dire. Mh, Marxianamente cominciamo dalla struttura, poi andiamo alla sovrastruttura. <ride> cominciamo dalla struttura. Facciamoci rientrare gratis nei musei. <ride> Ringrazio per il suo intervento e ehm, ehm, nonostante io so, sono ehm, d'accordo eh, con la semantizzazione, come lei ha detto, ma lo stesso devo riprendere ehm, la cosa che ha detto Neville. Perché anche io recentemente ho visitato questo museo ehm, alla cittadella di Spandau e c'è veramente un monumento molto, molto vicino all'altro, forse. Ehm, Um, la, uh, le, um, uh, era un la situazione era un po' diversa perché tutti questi um, stati erano uh, messi sotto terra durante la seconda uh, guerra mondiale e poi sono messi in museo. Ma mi chiedo anche... Um, No, eh, le statue sono di un tale mostruosità incredibile, veramente non si ha voglia di vederle eh, nelle strade di Berlino. E poi ehm, mi chiedo se forse non è la via giusta di, di mettere tutte queste statue in un museo. E poi anche, penso, ci saranno nuovi ehm, eh, monumenti, ma forse devono... Si deve mettere via um, i vecchi, qualche vecchi, che, che sono troppo mostrui, mostruosi, no? no? Non lo so. Sì, credo che non ci sia, non si può. Insomma, diciamo, le opere d'arte appunto sono singole, no? sono individualità. Hanno una loro storia. Non credo che possa esistere una soluzione valida per ogni luogo e automatica. Non esiste il manuale della patrimonializzazione. Credo che si debba discutere, ed è molto interessante come lo si fa la commissione storica di Bristol le commissioni che tengono insieme storici e cittadini ehm, qualcosa che assomigli in piccolo alle commissioni della riconciliazione e della pace del Sudafrica per esempio, ci, sono dei ci devono essere dei processi che tengono insieme gli esperti e i cittadini le autorità, gli artisti e credo che per ogni cosa si debba trovare una soluzione penso che alcune statue potrebbero, si potrebbero togliere Credo che alcune strade potrebbero cambiare nome, per esempio, insomma, allora, faccio un esempio italiano, le, strade italiane, le, le città italiane a partire da Napoli hanno tutte questa grande via intitolata a Umberto I di Savoia, Corso Umberto, grandi statue. Ora, diciamo, Umberto di Savoia è una figura... Eh, molto complicata e deteriore per molti versi. Il quarto stato di Pelizza da Volpedo, che tutti amiamo, questa grande opera d'arte, eh, nasce quando Pelizza da Volpedo immagina eh, i manifestanti che erano stati uccisi dal generale Bava Beccaris che era sparato sulla folla um, a Milano e poi Umberto I aveva preso questo generale e l'ha fatto senatore del regno decorandolo per la repressione dei moti di Milano. Ora... È, 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 è possibile che in Italia ci siano ancora le statue del re Umberto I. D'altra parte è una figura ormai storicizzata, non c'è un vero movimento popolare contro Umberto I. Non c'è, io credo, una soluzione buona per tutte. Si possono cambiare i nomi alle strade, si possono togliere le, le statue, si possono mettere altre statue accanto. Eh, eh, ci sono atti più spontanei. A Milano da qualche anno è stata messa una statua di Indro Montanelli. Che è stato noto giornalista italiano, ma è stato anche durante la sua giovinezza eh, un soldato fascista in Africa che ha avuto una moglie eh, venduta dai suoi genitori, una ragazza di 12 anni eh, venduta dai suoi genitori eh, e il movimento femminista non uno di meno ciclicamente cosparge la statua di Montanelli di, vernice, di secchi di vernice rosa. È un singolare modo di risemantizzarla. Personalmente è l'unico modo in cui riesco a vedere quella statua, con la vernice, senza mi, mi resta un po' difficile. Diciamo che come dire, è un dibattito importante, non credo che ci sia una, una conclusione unica. Eh, alcune statue sono intollerabili anche risemantizzandole, i colossi dei dittatori, eh, ma, però in Italia ne abbiamo ancora, per esempio, a mezzo al foro italico, l'enorme obelisco scritto Mussolini-Dux, enorme. Eh, eh, L'attuale governo, la prima cosa che ha detto è non tollereremo nessun cambiamento, nessuna risemantizzazione, nessun atto di quella che chiamano cancel culture. Tempo fa, un artista, non so se era Cattelan o qualcun altro, propose di sradicare l'obelisco e appenderlo a testa in giù, come i corpi di Mussolini a piazzare Loreto, molto drastico. Eh, ma, eh, eh, come dire. Allora, io credo che sia importante che questo dibattito esista eh, che, e capire che, come dire cambiamento di significati, spostamento di opere, risemantizzazione sono una costante della storia e noi non siamo arrivati alla fine della storia e credo che possiamo ancora continuare a farlo. L'importante è che questo dibattito sia serio e che sia pubblico eh, e che abbia, veda tutti gli attori. Poi ogni comunità troverà una soluzione. E quello che ha sbagliato è negare il problema e pensare che tenere tutto così com'è sia rispettare la storia. Non è così, evidentemente. Credo che l'esempio della rivoluzione, che comincia a non essere vandalica, quando pensa di aver vinto, ci dica qualcosa uh, su Black Lives Matter e sugli altri movimenti che ci sono in questo momento. Qui si pensa di non aver vinto, si pensa che la nostra società occidentale abbia ancora un enorme problema e ce l'ha, indubbiamente ce l'ha. Quindi io credo che non si possa far finta di non vedere i problemi. Le soluzioni sono tante e diverse, vanno viste credo caso per caso. Gli storici dell'arte insieme agli storici e agli esperti di patrimonio dovrebbero fare, non è una bella parola in italiano ma ormai si usa, da facilitatori, dovrebbero aiutare questi processi eh, e non credo arroccarsi nella difesa semplicemente del passato. Grazie mille per la bellissima lezione. Io volevo semplicemente fare un'osservazione. Sono molto d'accordo con tutto quello che si è detto. Semplicemente non mi trovo d'accordissimo sull'uso del termine desemantizzare, per musealizzare. Io trovo che invece sia un'iper semantizzazione, nel senso che è un'elevazione a potenza del significato eh, il museo, nel senso che innanzitutto è spazio pubblico e politico per eccellenza e è anzi spazio di creazione dell'identità della memoria collettiva basti pensare adesso a tutti i dibattiti e le controversie sul tema delle, delle restituzioni o sull'Humboldt Forum qui a Berlino quindi ecco ehm, e, e anche il Musée des Monuments Français e Louvre è quello che hanno significato per la propaganda anche napoleonica per esempio quindi ehm, ecco forse non, non mi trovo d'accordissimo su una desemantizzazione quanto piuttosto su, parlerei di una un, una versione diversa della risemantizzazione, ma sempre risemantizzazione? Sì, eh, naturalmente assolut sono assolutamente d'accordo, però eh, bisognerebbe eh, chiedersi se la risemantizzazione o ipersemantizzazione legata alla sfera della conoscenza, eh, tutta giocata all'interno di una sfera di una conoscenza laica per definizione, sia una... Risemantizzazione, o se invece non passi per una desemantizzazione. Eh, è chiaro che i musei non, non fanno l'operazione che faceva Ghiberti con quella Venere, però quel paradigma c'è anche quel paradigma sulla nostra idea di museo. Eh, non, in un museo tu non, non porti le offerte pagane alla statua degli dei. Quello che diceva Hegel, non pieghi le ginocchia in un museo di fronte a una pala d'altare sacra. E questo è un punto fondamentale, la laicità del patrimonio. E questa è una desematizzazione, indubbiamente. È una desematizzazione a cui segue una semantizzazione puramente culturale, puramente sul piano della conoscenza, che però è su un altro piano, obiettivamente. Quanto alle restituzioni, ehm, cosa sono uh, restituzioni in nome della ricostruzione del contesto o in nome dell'orgoglio nazionale? E nazionalista. E anche su questo bisogna interrogarsi, ci sono voci molto discordi. È un dibattito bellissimo in cui, come dire, ci sono molte ragioni da tutte le parti. In realtà, in cui bisogna sempre stare attenti al fatto che le restituzioni non siano puramente operazioni nazionalistiche, in realtà di governi più che di popoli. Insomma, è un, è un tema complesso in cui si intrecciano molte cose. Sono d'accordo, forse ho liquidato la musealizzazione con troppa. Però diciamo, per amore di, di semplificazione credo però for, for, profondamente che almeno per quanto riguarda le statue dello spazio pubblico il modello donatelliano della Giuditta e anche del David come dire segna fino a un certo punto l'impossibilità di musealizzarli anche se poi al David finisce così naturalmente, il David bronze naturalmente eh, senza una perdita cioè per musealizzare il David di Michelangelo devi fare una copia per musealizzare Giuditta devi fare una copia non è, non è pensabile la musealizzazione senza sostituzione perché c'è un significato che a quel punto vive soltanto però nella copia e questa c'è cioè una migrazione di significato che, che, che abita la copia perché la copia è ancora nel contesto civico perché è ancora nella piazza perché quando il sindaco di Firenze va a suonare la campana l'11 agosto la mattina alle 6.45 per ricordare la liberazione lì sotto ci sono Giuditta e David e c'è una continuità di risemantizzazione quindi ha ragione, bisogna, come dire, bisogna, poi la conferenza è per forza di cose semplificatorie, però questo dualismo di possibilità, almeno per le cose di oggi, la vedo molto forte. Cioè, tra musealizzare la statua di Colston o ricollocarla in un altro modo, qui c'è un bivio molto forte. Qui c'è anche un altro problema. Non consideriamo la statua Colston un'opera d'arte, la eh, consideriamo un monumento storico una un'altra cosa almeno per ora diciamo ma grazie mille è bello molto bello eh, sentirti parlare del problema nazionalista nelle restituzioni che qui sono viste in un altro modo eh, molto giustificato di eh, rendere un patrimonio culturale eh, soprattutto africano eh, quando è stato è stato derubato sono sempre stato mh, colpito dal anche forse eh, sicuramente da francese, eh, de, che il tema delle restituzioni potenziali, eh, legali o, o meno, questo è un altro dibattito del, eh, del patrimonio culturale italiano che sta soppreso dalle armate napoleoniche durante il... Che hai, eh, Evocate eh, durante la, la rivoluzione francese eh, sono eh, un soggetto di eh, rivendicazioni da un, da un punto di vista molto na nazionalista, eh, di una frange del, del, eh, del, eh, del, eh, dell'estrema destra italiana, per esempio, quando la, la predella del, eh, della Crocifissione del, di, di, del, della Palla di San Zeno, capolavoro di Andrea Mantegna. Il, eh, è tornata a Verona per una mossa su Mantegna a Verona del 2006 prestata dal Museo del Louvre eh, c'era solo eh, un certo cioè, giornale di, eh, diciamo di destra abbastanza cioè, che, che diceva ma questa la dobbiamo tenere in, un, in una certa parte di cioè, me è, è molto complicato che quest'opera non sia più a, a San Zeno o, o a eh, o, a, eh, o perlomeno a Verona o in Italia, qual è la tua cioè, visione su, questo, su questa diversità anche di tempi naturalmente, di, eh, di situazioni, eh, ma anche di, di spoliazioni? Eh, hai messo il dito nella piaga, perché il problema delle restituzioni è un problema enorme, appassionantissimo, proprio perché non ha una soluzione univoca. Secondo me ehm, uno dei problemi è se iniziamo dove ci fermiamo. Perché, è da, un, da un. Allora, molti italiani, tutte le volte bisogna spiegare che la Gioconda non l'ha portata in Francia Napoleone, ma se l'ha portata Leonardo in borsa sotto il braccio e questa cosa, tutte. Le, ma come, altrimenti ci sarebbe già la guerra. Sì, beh, i francesi dicono: Ma eh, se non va, va tout rendre. Ma eh, questo è il punto, cioè il punto. Non tutto è stato rubato. Eh, certo, è certo. Preso è in modo. Vabbè, insomma, su questo, da un, da un punto di vista diciamo morale, forse il testo più alto è quello di. di la lettera a Miranda di un grande francese che difende li, li, non solo difende li, 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 come dire la, la non lacerati, difende l'integrità del contesto culturale italiano ma dice in fondo non è degli italiani è dell'umanità, dell per cui perché dobbiamo portarlo via oh, è già dell'umanità ma qui c'è diciamo, una posizione davvero del meglio dell'illuminismo francese che che veniva contraddetto nello stesso momento dalle armate napoleoniche, infatti, Catria che si stava in prigione, insomma, in tutto questo. Eh, non è facile anche qua capire dove, dove si va, dove, dove fermarsi, perché questo è un problema anche, cioè è un problema che si pone anche nel contesto intranazionale per pure ragioni di, come dire, di potere, di visibilità, riportare la Madonna Rucellai di Duccio, la grande pala di Duccio, a Santa Maria Novella. A un certo punto gli uffizi hanno detto che la volevano restituire, ma non c'è più l'altare e tu distruggi la sala delle maestà, che è un capolavoro di scarpe, è un capolavoro della museologia del Novecento. Il rischio che quella ipersemantizzazione, se vogliamo chiamarla così, del museo venga totalmente smontata e che quindi rinunciamo alla conoscenza del patrimonio in una regressione simbolica. Noi non possiamo più fare a meno del contesto, ma non possiamo più fare a meno nemmeno dei musei. C'è cioè, una complessità, per cui non dobbiamo mettere queste cose l'una contro l'altra. Le restituzioni sono sempre restituzioni che vengono chieste dai popoli in ragione della storia, della giustizia, della decolonizzazione, o sono a volte atti di propaganda di governi che non renderebbero conoscibili queste opere e in realtà diciamo... Se eh, diciamo, la conoscenza umanistica è il contrario del nazionalismo, io a questo credo molto, non rischiamo invece di tornare indietro e di ricominciare a alimentare i nazionalismi con queste restituzioni? Io credo che siano domande che vanno fatte anche qua, eh, accettando la complessità della cultura, dei rapporti culturali e della storia, per cui non ci sono risposte semplici a problemi complessi, ma ci sono risposte complesse che vanno di volta in volta calibrate. Alcune cose vanno restituite. Ma restituiamo le opere d'arte restituiamo le normali del Partenone, ma restituiamo anche le opere greche che sono state prese dai veneziani nel Cinquecento. Restituiamo anche le opere di Lorenzo il Magnifico comprate da Lorenzo arrivate a Lorenzo il Magnifico dall'Egitto o dall'Iran. Dove ci fermiamo? In quale momento? Il, il, lo spartiacque è la rivoluzione francese? L'inizio dell'età moderna, o no? Insomma, è un problema. Che si discute moltissimo, con ottimi argomenti scientifici e culturali, con grandi semplificazioni propagandistiche dai governi e dai giornali, anche. Eh, io credo che dobbiamo continuare a discuterle, anche qua. Io credo che il problema delle istituzioni e il problema dei monumenti civici nelle piazze siano due facce della stessa medaglia. Usiamo un'altra volta questa metafora: cioè, trattarli insieme aiuta, aiuta a capire entrambi, perché hanno molte cose in comune, ehm, però, anche qua. Eh, se dicessimo che c'è una soluzione con la bacchetta magica, che tutto è giusto da una parte o dall'altra, secondo me non faremmo un buon servizio né alla verità storica né alla politica del futuro. Dobbiamo provare a decidere caso per caso in maniera possibilmente eh, come dire, onesta. Vuol dire che ti dobbiamo invitare di nuovo per parlare di questo problema. Forse do cioè, la, la parola a Maria Carolina Foy, forse è l'ora di, di lasciarci e, e quindi tu di, devi dire qualcosa assolutamente per concludere questo sito, per, questo ciclo e per congedarci di questa serata. Sì, devo dire qualcosa? Devo... Ma è acceso? No, devo dire qualcosa, ma devo dire essenzialmente grazie. <ride> eh, credo di poter esprimere il sentimento, un sentimento comune. Mm, grazie per questa serata, grazie a Tommaso Montanari, a Neville Rowley, ma soprattutto grazie eh, per questa ultima serata anche a Montanari, perché in realtà, a parte che ci dà mh, molto, come si dice in tedesco, stoff, ci ha dato un sacco di temi su cui pensare per il futuro, anche l'ultima parte della conversazione lo ha fatto. Ma soprattutto ci dà anche un'altra cosa questa serata, e cioè c'è la, la possibilità di guardare al nostro minimo passato di questi tre mesi, cioè Rückblickend, perché ci rimette in prospettiva tutto quello che abbiamo ascoltato su Donatello, ma anche sul ciclo che abbiamo fatto proprio sull'arte sull nello spazio pubblico e quindi possiamo guardare al futuro con questo nostro piccolo passato e, e pensare al prossimo anno eh, su tanti temi nuovi. Quindi veramente grazie di cuore per essere stato qui. E poi mi corre sempre... Eh, da, no, uno non è un obbligo perché l'altro grazie va a Joanne Samp, a Steffingham eh, e, e alla regia tecnica che sono sempre mh, così pronti e attenti. E, mh, e mi corre anche l'obbligo, ma è anche un, un piacere, di ricordarvi che domani eh, abbiamo il, un altro appuntamento con il giovine italiano, quindi sulla, con la lingua italiana e abbiamo la conferenza di Daniela Petrini, Pietrini che insegna a Halle sul lessico della pandemia. Certo vogliamo dimenticarcela, ma in realtà forse c'è tanto un lessico che si è depositato che è interessante andare a guardare in un'altra prospettiva. Vi ringrazio tutte e tutti, arrivederci, buona serata.